Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K a 60 fps da PC. Nello scorso episodio eravamo arrivati qui, all'interno dei laghi di Ruma, e avevamo preso una nuova abilità, lo scatto a nuoto, ma non l'avevamo nemmeno provata. Ora vi faccio vedere quanto è figa questa abilità. Può essere usata anche per tuffarsi nell'acqua e può essere usata per danneggiare le cose. Non avremo più bisogno di quei missili per danneggiare le creature acquatiche. E soprattutto possiamo anche sfidare la corrente. Prima c'era impossibile, no? Ora con lo scatto in acqua possiamo farlo. Mentre di qui abbiamo un pulsante da premere per poter proseguire. Un'abilità che trasforma completamente la vostra esplorazione acquatica, questa, eh? Tac, preso. E possiamo anche usarlo per darci uno slancio. Oltretutto qui ci conviene fare così. Hoppa. Poi darci lo slancio, salire qui, salire qui e salire qui. Eh? Avete visto? Mentre tu... Aia, che predict mi hai fatto? Voglio solo farti fuori. Ecco fatto, crepa. Bravo, muori. E qui sopra invece possiamo andare ulteriormente su grazie allo scatto. Niente, questi mostri colpiscono con dei predict assurdi. Mentre qui possiamo andare da questa parte e avanzare grazie alla bolla. Fermo, Teli. Io mi curo. Grazie per l'esperienza e per l'energia. Ed eccoci qui. Ora bisognerà essere molto veloci, ragazzi. Molto veloci. Si parte dal basso e si sale. Vai. Hoppa. E l'ultimo è qui sotto. E infatti ora l'acqua si abbassa. E sparamene un altro, grazie. A te invece ti mando però di là, per distruggere il muro. Perfetto. Io qua mi curo. E di là si potrebbe andare tecnicamente. Però ci servirebbe un missile. Vai, sparamene un altro. Grazie. No, troppo presto. È un po' difficile questo, eh. Questa parkourata è un po' difficile. Infatti, perché vedete, il missile cade. Bisogna essere molto, molto abili. Aia, vabbè, però questa è un po' un'infamata, colpirmi in questo modo. Dai, dammene un altro. Ok, forse questo... Riesco a mandarglielo là? Sì, rotto, perfetto. E ci possiamo prendere una nuova cellula vitale. E qui sopra, tra l'altro, siamo sopra al pozzo dello spirito. Vi ricordate questa zona? Dove non eravamo saliti. Perché avevo detto, guardate che lo avremmo fatto dopo. E infatti ora ci siamo. Vabbè. Cioè, con questi colpi a tradimento dei missili però... Ma che infami. Ed ora possiamo scendere. Qui abbiamo un Moki, a cui non riusciamo ad arrivare. Ora però sì. Ecco fatto. Cosa ti dice? Shh, non ti muovere. Spaventerai i pesci. Scappano come niente. Se avessi un retino, il mio è rotto. Se avessi del filo, non avresti del filo per caso? O magari un retino? No? Oh, è vero. La missione delle consegne è da un po' che non la portiamo avanti, eh. Torniamo a parlare con Utok. Come se la pesca non fosse già abbastanza difficile, specialmente da quando quel Moki si prende tutti i posti migliori. Ora anche il mio laghetto è stato prosciugato. Non hai visto chi è stato per caso? Ops, forse sono stato io. È rimasto solo quel pozzo ed è del tutto asciutto. Come faccio ora a pescare? Idee? Comunque, mi fa piacere che i Moki siano qui dopo il declino. E prosperano anche, grazie a Pollock. Vorrei soltanto che non prosperassero nel mio luogo di pesca. Bah! Incazzatissimo il Tok. Ok, salviamo. Ed ora possiamo proseguire da questa parte qua. Esattamente qui. Oppure qui. Dipendentemente dalla zona. Andiamo a vedere, eh.
Ora possiamo anche danneggiare questi mostri, grazie allo scatto. Se noi li passiamo attraverso, li danneggiamo. Vedete? Non temiamo più nulla. Di qua non possiamo passare, giusto? Sì, era il posto di lupo. Quindi andiamo dall'altra parte. Vedete, ora non ci servono nemmeno più le bolle. Qui però abbiamo un'altra sfida del combattimento, che ci forzerà ad usare... No, fermo un attimo lì. Volevo prendere il martello e la spada, che ci forzerà ad usare lo scatto acquatico. Ecco, volevo curarmi, però non ce l'ho fatta. Ecco qua, perché per abbattere i pesci dobbiamo per forza usare lo scatto. Ecco fatto. Ora ne arrivano altri. Tra l'altro abbiamo anche le bolle per riprendere aria, volendo. Questi sono stronzi, eh. Aia, attenti alle spine. Vai, spara. Grazie. E crepa. Tu? Vuoi morire? Esattamente. E abbiamo vinto. Ora posso curarmi. Che bella questa musica. No, volevo andare lassù. Ecco fatto. Come premio abbiamo anche un'altra cellula vitale. Ne abbiamo preso un bel po' ormai, eh. Guardate, qui possiamo vedere quante ne abbiamo prese. 12 su 20. Di cellule energetiche 10 su 20. Slot frammenti per i frammenti, appunto. 6 su 8. E i minerali Gorlek ci mancano ancora invece tantissimi. Eccoci qua. Ora possiamo anche prendere quel cristallo. O meglio, quel frammento. Raccolta di energia. I nemici rilasceranno più sfere di energia, abbastanza inutile. E volendo potremmo fare anche la gara qui. Però non la faremo in questo episodio. Andiamo avanti in questo episodio. Qui possiamo, vediamo un po', effettivamente ora passare da questa parte. Prendere questo. Vieni qua. Vieni con me, bravo. Vieni qua. Voglio quell'esperienza. E qui, se non sbaglio, c'è anche lupo. Esattamente. Salve, lupo. Salve, intrepido esploratore. Avevi mai visto così tanti colori in uno stesso posto? Incredibile, vero? Ti rivelerò un segreto del mestiere. L'inchiostro lo vengo a prendere qui. I coralli creano fantastiche tonalità di rosso. Aia. Bracconiere di coralli? E abbiamo anche la mappa dei laghi di Luma. Abbiamo esplorato praticamente tutto, tranne questo piccolo angolino qui. Ci manca solo l'ultima parte. L'ultimissima parte. Abbiamo anche un nuovo pozzo dello spirito qua. E questo è il posto, amico mio. L'ultima sorgente di vitalità rimasta in queste tormentate terre selvagge. Senza l'acqua che scorre da questi laghi, la terra appassirebbe e quel mulino che hai riavviato ripiomberebbe nel silenzio. Posti del genere devono essere protetti e riportati in una mappa. Sai cosa ho sentito? Quando il salice morì e la sua luce si sparse per le terre, il pezzo di luce più luminoso finì proprio qui, nei laghi di Luma. Mi chiedo se è per questo che i laghi sembrano aver evitato il peggio. No, che Tok ammetterebbe che le cose qui non vanno poi così male, ma ha un gusto per il drammatico. Ok. Possiamo anche aprire lo shortcut e proseguire. Qui dobbiamo fare così e possiamo andare avanti. T'ho preso. Presissimo. Aia. Attento te. Guarda che ti distruggo, eh. Ma non sei ancora morto. Sei resistente, eh. Vediamo se è da qua che bisogna andare. Mappa, grazie. Sì, di qua, perfetto. E infatti qui non potevamo passare prima, perché quei massi ci avrebbero schiacciati. Schiacciori totale. E anche qui non saremmo potuti salire. Eccoci arrivati al pozzo dello spirito.
stiamo per arrivare alla fine del lago di Luma. Qui non possiamo passare, è sabbia. Nemmeno con lo scatto vi faccio vedere. Vedete? Non ci passa proprio. Sbatte solamente la testa più volte. Eccoci. In questo spazio aperto. Siamo ormai arrivati alla fine. Wolok, ha qualcosa che non va. Presto! Attenzione. Ecco la forza della foresta. L'ha trovata Wolok. Ed eccoci arrivati alla boss fight. A questo punto mettiamoci dei frammenti più congeniali. Come... Allora, catalizzatore me lo tengo volentieri. Adesivo sì. Questo me lo tengo. Magnete... No, magnete è utile questa boss fight effettivamente. Vediamo se ho qualcosa di interessante da mettermi. Credo di no. Andiamo con questi, vai. Guardate quanta vita hanno. Aia. Spara. Bravo. A palombella te li faccio tornare. Ma come ride? Cacchio, ho modificato l'arena. E se la ride pure. Attenzione, seconda fase. Stando in acqua ci dovrebbe fare un attacco particolare, non questo. Vediamo se ce lo fa. Dovrebbe spararci dai missili. Vai, spara. E fanno un sacco di danno, esatto, questi a lui fanno un sacco di danno. Queste lasciano anche una scia, attenzione, eh. Questa fase è difficilissima perché non ti puoi curare. Aia. No, mi ha ucciso. E in questa boss fight si riparte dall'inizio. Ebbene sì. Vabbè, ma dai. Questa è una delle boss fight più difficili proprio perché nella seconda fase non ti puoi curare. Aia. Vabbè, ma
Ok, seconda fase? Sì. Belli missili. Vai, passameli. Bravo. Attenti ai massi. Attenti anche a questi che però vi possono dare dell'energia se li uccidete. Quindi fatelo. Uccideteli se riuscite. I tentacoli che manda lui. Ok, attenti qui, Non l'ha fatto. Ok, stava per fare un attacco molto particolare, ma fortunatamente non l'ha fatto. Ma dai! Ok, mandami i tuoi tentacoli che mi servirebbero per curarmi, per favore. No, manda questo. Mannaggia lui. Ok, questa è pessima. Bisogna stare attenti. Perché oltre a fare una paura fottuta quella mossa... Oh, guardate, è difficilissimo, Non si stordisce nemmeno mai, tra l'altro. Eccoli, eccoli. I tentacoli che danno energia. No, sono morto di nuovo. Sono andato contro le spine. Mannaggia me. Vabbè. Sapete che frammento potrei mettermi? Al posto di catalizzatore, che tanto non mi servirebbe a niente, posso mettermi il colpo critico. Dov'è? Dov'è il colpo critico? Ah, non l'ho comprato! Mannaggia, non l'ho comprato. Allora a questo punto mi metto questo e al posto del salto triplo, che non mi serve, metto questo. Che male. Ok, vai, spara. Bravo. Il martello, tra l'altro, lo stordisce un po', come vedete. Ma dai, pensavo di averlo colpito. Niente, non riesce a colpirlo. Bravo, Ori. Colpiscilo. Ok, ora lui chiamerà l'acqua. Noi curiamoci il più possibile, prima che arrivi. Ok, si mette lì e fa questo attacco, va bene. Aia. Con cosa mi ha colpito? Niente, è impossibile da colpire. Vai, rifare di nuovo con l'attacco? No. Qualcos'altro. Ok, massi. Altri massi. Oh, attenzione. Ok. Non sono riuscito a curarmi abbastanza quanto avrei voluto. Non riesco proprio a colpirlo qui. Questa è una fase difficilissima della boss fight. Ok. Ho troppo poca vita però per poterlo battere. Pochissima vita. Dovrei essere perfetto praticamente. Qua è un casino ora. Niente. Ho provato a prendere vita, ma non ce l'ho fatta, perché sono andato contro gli altri, contro i sassi. Ma dai, il fatto che i boss di Ori facciano danno anche solo toccandoti non è una bellissima cosa, perché molte volte tu ti avvicini per far danno ma prendi danno, cioè non è molto interessante come cosa. Ecco qua, via.
Madò come ti corco di botte, Qualoc. Ok, ora sì. Seconda fase. Madò come t'ho preso bene stavolta. Un'altra volta, preso benissimo. Oh, attento, eh. Vai così. Boom. No, di nuovo questi sassi. Il problema è che ne fa cadere talmente tanti. Ecco, pia. Ah, ora sei te che non riesci a colpirmi, eh? Qualoc. No, dai. Di nuovo. Di nuovo, solo perché lo tocco. Che nervi. Ma di nuovo? Perché l'ho toccato? Ok. Si è suicidato lui colpendomi grazie alla spina. Ma tra l'altro, ragazzi, vorrei farvi notare che abbiamo picchiato Qualoc. C'è Qualoc. A parte che siamo sopravvissuti con mezzo HP. Però abbiamo picchiato la rana gigante. Quella bellissima ranona gigante. È tutto per colpa di quella fetida presenza che c'era all'inizio del gioco nella sorgente. Nuovo fuoco fatto trovato. Abbiamo completato la missione sconfiggi Qualoc. Purtroppo per noi. Perché il povero Qualoc è morto, definitivamente. Qui abbiamo un pezzettino da esplorare, ma direi che possiamo più che altro tornare qua. Sentite anche com'è bella la musica. Se non è un capolavoro questo gioco, ragazzi, cosa lo è? Sarebbe forse eccola lì, trovata. Ah, mi serve il triplo salto però forse non possiamo ancora arrivarci da qui.
Togliamo questi, mettiamoci di nuovo il triplo salto e il catalizzatore. Ok, preso. Buono. Salviamo. E abbiamo completato anche i laghi di Luma, dopo aver battuto Quoloch. Detto ciò, il video può finire qui. Lascia un mi piace se il video ti è piaciuto, commenta ed iscriviti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!